Promossi per merito straordinario. Intervista all'onorevole Lucia Scanu. Il contributo FSP Polizia di Stato alla proposta di legge. Oltre 30.000 ingressi illegali. Gli immigrati cambiano, i poliziotti sono sempre gli stessi. 19 luglio 1992, 19 luglio 2022. Non retorica, ma impegno concreto per la legalità. Bentornati a FSP News, che si apre oggi con un'intervista esclusiva realizzata con l'onorevole Lucia Scanu del gruppo di Coraggio Italia, prima firmataria di una proposta di legge, la numero 3663, presentata lo scorso 5 luglio. Stiamo parlando dei promossi per merito straordinario, sostanzialmente una situazione che FSP Polizia sta seguendo ormai da anni per trovare giustizia e coerenza, non solo dal punto di vista normativo, ma anche e quello che vorrebbe essere il buon senso e la buona amministrazione. Ma sentiamo subito l'onorevole Lucia Scanu, che abbiamo raggiunto durante i lavori parlamentari. Allora, perché io diciamo che raccolgo le istanze di numerosi poliziotti, però oltre a questo ovviamente c'è stato il contributo del coordinamento dell'area regionale, perché ovviamente c'erano delle parti molto tecniche che richiedevano una competenza, una conoscenza della materia che ovviamente io non ho, essendo di una commissione completamente diversa da quella di difesa. Quindi in questo caso si è creata una situazione di disuguaglianza e discriminazione nei confronti appunto di chi, addirittura di chi ha rischiato la vita e si è distinto appunto nell'esercizio del dovere, quindi non solo deve essere maggiormente tutelato, ma almeno dico, deve essere trattato alla pari di chi appunto ha vinto un concorso. Quindi per me era proprio una questione di come posso dire, di non solo di principio, ma di rispetto nei confronti appunto di quei poliziotti che si impegnano ogni giorno per garantire la nostra sicurezza, quindi la sicurezza dei cittadini. Molto spesso ci riempiamo la bocca di fare gli elogi ai nostri poliziotti, carabinieri, guardia di finanza che ci proteggono ogni giorno, poi però nei fatti concreti molto spesso andiamo a peccare, nel senso che non gli riconosciamo il loro lavoro. Infatti, ripeto. Questo è un fatto che si esemplifica sotto moltissimi e molteplici aspetti, quelli delle attrezzature, quelli del... pensiamo a quanto tempo ci è voluto per il taser, ma pensiamo agli uffici, alla logistica che in tantissime zone d'Italia è realmente al limite dell'umana sopportazione. Esatto, infatti proprio su questo punto di vista diciamo ho presentato anche in passato delle interrogazioni, questo ovviamente riguardante il mio territorio, quindi nel caso specifico era proprio per la città di Cagliari, dove la caserma diciamo è in uno stato veramente, non dico fatiscente, ma quasi, e quindi diciamo che i nostri poliziotti si ritrovano in una situazione veramente drammatica, perché non hanno non solo i mezzi, che questo credo avvenga in tutta Italia ormai, ma non hanno proprio delle zone da poter alloccare nella caserma per fare la formazione necessaria poi per svolgere il proprio lavoro. Questo è veramente grave perché, ripeto, loro ci supportano, si impegnano a garantire la sicurezza di tutti noi, però devono anche essere messi nelle condizioni di poterlo fare anche in una maniera sicura per loro, perché se non possono neanche avere il posto per dire dove mettere i mezzi necessari come macchine, furgoni eccetera, questo è veramente grave, molto grave, quindi da questo punto di vista diciamo anche io ho fatto delle interrogazioni e ancora non ho purtroppo ricevuto risposta, quindi attendo ancora. Il suo impegno chiaramente per i promossi per merito straordinario è una vicenda che sembra piccola, ma in realtà, come dicevamo, esemplifica quanto difficile sia far valere i diritti di alcuni, che poi sono i diritti di tutti, a una coerenza e una trasparenza nell'attività amministrativa della nostra amministrazione. Quindi questo disegno di legge presentato, che segue altre iniziative che lei stessa ha fatto nel passato, speriamo arrivi prima che succeda il patatrac o succeda qualcosa che ne impedisca naturale prosecuzione nella legislatura, perché sarebbe veramente importante per tutti noi poterlo vedere concretizzato.
Esatto, sì, questo sarebbe fondamentale. Infatti io sto cercando di sensibilizzare diversi colleghi sull'argomento, gli sto spiegando infatti in cosa consiste la PDL, in modo tale insomma da coinvolgere il più possibile anche altre forze politiche, non solo la mia ovviamente, in modo tale da avere insomma maggiore forza, perché sappiamo benissimo che comunque per portare avanti una proposta di legge ci vuole molto sforzo e ovviamente molta volontà politica da parte di tutte le forze politiche, quindi per questo sto veramente cercando di coinvolgere il maggior numero di colleghi. Ma oltre a questo, che ovviamente è la parte più importante, proverò comunque a depositare anche degli emendamenti, magari in i decreti che diciamo hanno attinenza sull'argomento, in modo tale da velocizzare anche quello che è il processo di ottenimento dei risultati, chiamiamolo così. Bene, noi... in modo da avere insomma delle risposte tempestive piuttosto che aspettare appunto alla PDL, che ovviamente ha dei tempi abbastanza lunghi. Certo, e poi risentire della fine della legislatura, tanto per essere chiari, insomma, ovviamente questo potrebbe anche essere. Esatto. Il suo gruppo chiaramente Coraggio Italia, non l'abbiamo detto ma lo ricordiamo per tutti, e quindi è una posizione la sua realmente che apprezziamo molto, di cui abbiamo già parlato e pubblicizzato anche sulle lettere al capo della polizia che abbiamo pubblicato anche sul nostro sito, sui nostri social, e di cui attendiamo una risposta. Allora noi la ringraziamo per il suo intervento, per il suo interessamento, per la sua vicinanza a FSP Polizia di Stato, e ovviamente citiamo anche il nostro consigliere nazionale Walter Massimiliani, che ha contribuito fattivamente affinché tutto questo prosegua nei binari migliori per tutti i colleghi coinvolti, al di là delle appartenenze e delle ragioni sindacali. Io ringrazio a voi, buon lavoro, resto sempre a disposizione per qualsiasi altro provvedimento che riguardi appunto il comparto sicurezza. Io ci tengo molto a seguire questo tema, infatti diciamo che è uno dei punti cardine che ho insistito ad inserire nel programma di Coraggio Italia, che come sappiamo è un partito nuovo che è nato veramente da poco. Quindi ho partecipato alla stesura del programma e ripeto, ho insistito affinché il comparto sicurezza sia una delle priorità per il nostro programma, perché ritengo che investire in sicurezza significa investire nel nostro futuro, nel futuro dei cittadini. Bene. Vi ringrazio. Grazie ancora e buon lavoro. L'abbiamo disturbato durante l'attività parlamentare, per cui a questo punto la lasciamo andare e buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie, arrivederci, buonasera. 19 luglio FSP Polizia di Stato ha deciso di stare dalla parte della legalità concreta. È inutile rincorrere tradizioni e memorie se non si combatte oggi per le idee che Falcone e Borsellino hanno pagato con la loro vita. E quindi sarà Catanzaro e i comuni limitrofi l'epicentro di celebrazioni che portano la legalità nei quartieri più difficili e più complicati, veri e propri fortini della criminalità organizzata, dove alle 16.58 proprio il 19 luglio sarà acceso il braciere della memoria per proseguire con altre iniziative in comuni limitrofi, dove sarà anche intitolata una piazzetta a Emanuela Loi, la nostra collega scomparsa della propria della scorta per la strage di via D'Amelio. Segnali quindi concreti che vogliono mostrare oggi alla cittadinanza, ai giovani, ma non solo a loro, che lo Stato c'è ed è forte, dove si partecipa unitamente al SIULP, a Libera e a altre associazioni del territorio. FSP Polizia di Stato sarà presente in ogni iniziativa. Ne parleremo ovviamente anche nella prossima edizione di questo TG. Il Coordinamento Nazionale per la Polizia di Frontiera e l'Immigrazione dell'FSP ha scritto al capo della Polizia per denunciare l'impossibile situazione che stanno vivendo i colleghi impegnati sul fronte dell'immigrazione, un'emergenza che, come già dicevamo, non può essere considerata tale,
un fenomeno che era facilmente prevedibile e che abbiamo più volte denunciato che non poteva essere affrontato anche quest'estate nella maniera in cui sta accadendo. A fronte dei 7.554 sbarchi del 2020, dei 22.709 del 2021, nel 2022 siamo già arrivati a oltre 30.373 sbarchi. E questo va a insistere sulle medesime strutture che avevano carenze che non sono mai state risolte da lavori che non sono mai partiti. Quindi bagni chimici, situazioni di liquami che vengono sversati da cisterne, ratti che corrono ovunque. In queste situazioni i poliziotti si trovano da fare da scudo umano e recinzione dove le recinzioni sono troppo basse. I migranti che scappano e che cambiano ogni giorno, i poliziotti invece sono sempre gli stessi, costretti a turni massacranti sotto il sole senza nemmeno un riparo. Una situazione bestiale alla quale nessuno vuole mettere mano. Noi dovremmo continuare a denunciarle, l'opinione pubblica si dovrebbe rivoltare dinanzi alle immagini che continuiamo a vedere, perché se è vero che l'immigrazione è un problema, è altrettanto vero che scaricarla sulle spalle dei poliziotti è criminale. A dicembre 2022 terminerà la fase residenziale del 218° corso di formazione per allievi e agenti ed è prevista una movimentazione, ovvero sia trasferimenti a domanda. Le domande dovranno essere inserite attraverso il portale mobilità entro il 7 di agosto, mentre entro il 14 potranno solamente essere revocate. È già prevista nella circolare della Direzione degli Affari Generali anche un ulteriore periodo per la valutazione di eventuali revoche, non integrazioni, che sarà comunicata più avanti. Vi ricordiamo che le domande di trasferimento hanno una durata triennale e quindi quelle presentate in data antecedente al 2019 dovranno essere reinserite. Quindi attenzione alle scadenze, ma soprattutto alle eventuali revoche che dovranno essere effettuate tramite il portale stesso. Grazie a tutti voi per l'ascolto e per l'affetto che ci dimostrate, moltissimi avete seguito questo GE ancora la scorsa settimana, potete continuare a farlo, che siate a lavoro, siate in vacanza, grazie all'ufficio media comunicazione che ne cura il montaggio e la parte tecnica, ma soprattutto a cura l'aggiornamento costante del nostro sito internet e dei nostri canali social, posizionando FSP Polizia di Stato tra i sindacati certamente più riconosciuti e più visibili sul web. Grazie ancora e appuntamento alla prossima settimana.